Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato i miei dorsi ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a domenica 2 aprile 2023. Oggi celebriamo la Domenica delle Palme e abbiamo ascoltato il Vangelo, abbiamo ascoltato la prima lettura della Santa Messa di oggi, tratta dal capitolo 50 di Isaia, versetti 4-7. Ho pensato per questa settimana santa di farci condurre per mano da un testo che si intitola Colui che parla dal fuoco, alla sorgente della pura contemplazione, della serva di Dio Josefa Menendez. Edizione Fede e Cultura. Credo che molti di noi conoscano questo testo e chi non lo conosce consiglio caldamente di acquistarlo, di averlo a casa, di usarlo in questa settimana santa, ma non solo. È un testo veramente molto bello e vi garantisco che ne avrete grande vantaggio spirituale. Noi leggeremo quanto scrive Sor Josefa nella settimana santa dal 25 marzo al 10 aprile del 1923. Ecco, questo è l'anno. Lasciamoci portare ogni giorno. Leggeremo quello che lei scrive in questo diario e vedrete che sarà motivo di grande meditazione. Mentre Josefa, la sera della Domenica delle Palme, 25 marzo, sta in adorazione davanti al Santissimo esposto, Gesù le appare per indicarle il programma della Settimana Santa, che sta per cominciare e che coronerà tutte le grazie della Quaresima. Ecco, anche noi, quest'oggi, riceviamo questo programma per questa Settimana Santa da parte di Gesù. Questa è la settimana più importante di tutto l'anno liturgico. Voglio, egli dice, che tu consacri questi giorni, attenti bene cosa dice il Signore, per adorare la mia divina persona oltraggiata dai tormenti della passione. Ti terrò continuamente la mia presenza. Mi paleserò a te a volte con la maestà di un Dio, a volte con la severità di un giudice e più spesso coperto delle ferite, delle ignominie della passione. Così, nella tua incessante adorazione, nella tua profonda umiltà, nelle tue riparazioni di ogni momento, troverò un sollievo a tanta tristezza e a tanta amarezza. Quindi, consacriamo questi giorni, consacriamo questa settimana ad adorare. Ecco, questo è il nostro programma. Adorare la divina persona di Gesù, oltraggiata dai tormenti della passione. Quindi sia questa una settimana di adorazione. Una settimana dove stare continuamente alla presenza di Gesù. E vedrete che ognuno, per ognuno a suo modo, vedrete che il Signore si paleserà anche a noi. Dobbiamo vivere questa settimana, ci chiede Gesù, con adorazione incessante, con profonda umiltà, col desiderio di riparazione in ogni momento.
Sono appena trascorsi pochi istanti, già sua Josefa vede realizzarsi questa triplice manifestazione di Gesù, Dio, giudice e salvatore. L'ho rivisto tutto d'un tratto, scrive, sempre lo stesso, ma con una tale maestà che la mia anima ne rimase annientata per il rispetto alla confusione. Avrei voluto nascondermi, sparire dalla sua presenza, e dopo aver rinnovato i miei voti l'ho supplicato di purificarmi affinché il mio nulla possa sostenere la vista della sua grandezza. Vedete, ecco, resta annientata dalla maestà di Dio. Dio, ve l'ho sempre detto, è Dio. È la sua maestà. Ci annienta per il rispetto, per la confusione che richiede da parte nostra. La maestà di Dio ci chiede di purificarci. Quindi sia una settimana contrassegnata anche dalla confessione. Tra l'altro, il Venerdì Santo sarà anche il primo venerdì del mese. Quindi, capite? Avremo un motivo in più per chiedere perdono a Dio dei nostri peccati e per fare compagnia al Sacro Cuore di Gesù. Mi ha risposto con voce grave e solenne: umiliati davanti alla maestà del tuo Dio e ripara in tal modo l'orgoglio dell'umana natura, così spesso ribelle ai diritti del suo creatore. Ecco, quindi impariamo anche noi ad umiliarci davanti alla maestà di Dio, impariamo a stare in ginocchio, impariamo ad adorare il Signore, impariamo a riparare l'orgoglio degli uomini, il nostro anche, quell'orgoglio per il quale ci ribelliamo ai diritti di Dio. Che noi siamo concentrati sui nostri diritti, ma chi si preoccupa dei diritti di Dio? Allora Josefa sente gravare sulla sua anima il peso della divina giustizia. Colpita da timore, si prostra ai piedi di Gesù. Ricordandogli, ella scrive che egli è mio salvatore, mio padre, mio sposo, e che può cancellare tutte le mie miserie e perdonare i miei peccati. Gesù mi ha risposto, e la sua voce aveva un accento di bontà e insieme di autorità. Sì, tu dici bene, sono io il tuo salvatore, il tuo padre, il tuo sposo, e desidero consumare le tue miserie nella fiamma ardente del mio amore. Ma voglio anche che tu comprenda, Josefa, fino a quel punto tu debba umiliarti, annientarti, scomparire nella tua volontà e in tutto il tuo essere, affinché la volontà di Dio regni e trionfi non soltanto in te, ma in molte altre anime. Bisogna che esse riconoscano la loro colpevolezza, la loro miseria, e che esse pure si umilino e si abbandonino alla divina volontà. Ecco ciò che aspetto da te in questa settimana. Ecco, sentite. Tu mi adorerai, ti annienterai, mi consolerai, mi amerai, e tutto questo in spirito di zelo per ottenere che molte anime entrino in questa stessa via. Addio, ti dirò poi ciò che desidero da te. Quindi Gesù si presenta come salvatore, come padre, come sposo e vuole consumare tutte le nostre miserie. Però noi dobbiamo annientarci, noi dobbiamo consolarlo, noi dobbiamo amarlo, noi dobbiamo scomparire. Nella nostra volontà, non ci deve essere più la nostra volontà. Ci deve essere solo la volontà di Dio che regni. E dobbiamo imparare ad abbandonarci alla divina volontà. Così, scrive, i giorni santi hanno iniziato per l'anima attenta di Josefa. Scusate, i giorni santi hanno inizio per l'anima attenta di Josefa. Il Maestro Divino la condurrà passo passo nell'austero cammino che gli è aperto e dove noi la seguiremo. Ecco, quindi in questa Domenica delle Palme mettiamo bene
con chiarezza questi punti segnati, così che domani, lunedì santo, ci incamminiamo ulteriormente dentro questa settimana, con tutte le cose che vi ho fin qui detto. Vi auguro di cuore una santa settimana. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.